Buongiorno, buonasera. Qui Shadow Yoshi. Con me c'è Enflux. Minchia, vado così veloce. Salve ragazzi, sono Enflux. E oggi abbiamo una nuova analisi di un nuovo banner per Fire Emblem Heroes. Quelli che hanno visto lo stream è stato ieri. Sono già ieri mattina, presto alle 5 e mezza, appunto, più o meno. Sapranno. Devo raccontare questo aneddoto. Io, siccome è lunedì, io pensavo che ci fosse il trailer. Invece no. Ho l'avviso che ci sta a fare lo streaming tra 24 ore. Tipo, vaffanculo. Perché sì, fare after, è stato un avviso after proprio dal nulla. Anch'io l'ho visto su Reddit per miracolo, se no non avrei saputo. Comunque, oggi parliamo del banner Ecco gli impavidi, che contiene le nuove quattro leggende scelte dalla fanbase di Fire Emblem Heroes. Quindi, partiamo subito da Veronica. È arrivata Veronica nel gioco, finalmente. Purtroppo è un alt, ma va bene così. Art mi piace tantissimo. Mi piace come è vestita. Ispirata al fratello Bruno, sicuro. Sono i vestiti praticamente simili a quelli di Bruno, infatti. Che dire? Il concetto che è una staffa forse ispirata a Loki? Non credo. No, secondo me no. Cioè, Loki è tutta un'altra cosa. Appunto, anche in fatto di art. Voglio dire, Loki e Veronica sono due entità distinte per ovvie ragioni, diciamo. Ecco. Allora, dicevo, art bellissima. Si specula che questa sia la Veronica di un anno o due nel futuro. Quindi che già sta a capo dell'intero impero d'Embla. Da quello che ho letto su Reddit, non quotatemi, non sono sicuro. Allora, abbiamo 144 di BST, 36 di HP, 32 di attacco, 36 di velocità, molto veloce, 21 di difesa e 19 di resistenza. Allora, lo spread più è simile a quello di Nanna, solo che Veronica non ha resistenza. Infatti, ecco. Difesa è la stessa, HP sono gli stessi, ha molta meno resistenza, ha tipo 7 punti. Ma più attacco. 7 punti in meno rispetto a Nanna. Quei 7 punti sono distribuiti, ridistribuiti nell'attacco e nella velocità, essenzialmente. Spread eccellente, è estremamente veloce ma anche estremamente fragile, ma per quello che tendono a fare i curatori va anche bene. Non può ployare, ma chi se ne frega, è a cavallo. Non ha nemmeno lo spazio, voglio dire. Chi è che ti reploy su healer? A parte fa la meme build di Serra. Oddio, dipende. Cioè, certo, ci sono tanti healer che i ploy le possono usare. Eh sì, per quello. 30. Sì, sì. Esatto. Allora, super boon in HP, se lo prendete farà più punti in arena, perché arriva a 145. Super bane non ce ne sono. Bene, direi allora. Quindi sì. Allora, andiamo subito alle armi. Alla primissima, finalmente l'abbiamo la primissima. Anzi, la seconda, tecnicamente nel gioco. La seconda staffa leggendaria. Tuk! Loki non conta perché è enemy only. Allora, Lidskjalf. È simile a quella di Bruno. Quella di Bruno si chiama in un altro modo. Lidskjalf. Sì, una roba leggera. Perché Skjalf ce l'ha anche in fondo, anche quello. Esatto. Ok, allora, aspetta, non sono arrivato giù abbastanza. Ok, ci siamo. Sì. Dunque, la potenza è quella di un tomo, quindi da questo che potete capire tranquillamente. Staffa leggendarie non sono penalizzate assolutamente rispetto ai tomi, quello che riguarda la potenza base. Nemico non può contrattaccare, quindi ha bastone vivido incorporato. Poi ha l'effetto di Peshkatz. Allora, e già si capisce tutto. Ecco. Cosa può fare questa Veronica? I grandi debuff agli avversari, i grandi buff alle vostre unità. Guntra gode tantissimo se la mettete assieme a Veronica, per ovvie ragioni. Ah, vero, giusto, per sigillo. Per il tomo. Per il tomo. Il tomo. Sì, sì, sì. Non c'è molto da spiegare. Potete fare le solite build con dolore, gravità o quel che volete, ma perché mai dovreste? Ma che dici? Ma perché mai, scusa? Siate alternativi, usate per una volta la staffa leggendaria. Poi, recupero più
Quello è abbastanza standard. Ecco, volevo vedere appunto com'erano le special standard oltre Balsamo Fuoco Vento. Ok, quindi abbiamo, vabbè, Imbiu, che è normale, Salus. Balsamo Fuoco, Balsamo Fuoco Vento e Balsamo Fuoco Vento più. Ok, Miracolo quanto vale? 300, se non mi sbaglio. Vale 300, vero? Aspetta, non fai controllare. Perché adesso il dubbio, va a morire. Ah, cazzo, sto su. Ah, cazzo. Beh, prima. Sì, appena finisco la TT della. Anzi, fa in culo. Tanto l'ho finita. Aspetta, rimedio. Tanto abbiamo tempo. Prendo del Tia. Che tanto mi. Allora. Arrivo subito, scusate. Sì. Miracolo. Cazzo, non me lo dice, aspetta. Ho ancora il mio sicuro di riserva? No, non ce l'ho, figurati. Oh, cacchio, ok. Finn. No, ce l'ha già imparato Finn, Miracolo. Cazzarola. Okay. Ma scusa, eredita. Eredita e fai. E diminuisci. Fai la differenza meno dell'1,5 del 0,5. Sì, ma eredita, no. Non posso. Cioè, c'ho Finn. Grado 1. Cazzo. Perché. Vabbè, aspetta. Ma io ho i Breeze. No. No, quello Freeze non tiene in cosa. No. Oh, i Lucio. Ho tantissimi Lucio. Sto passando a controllare io. Aspetta. Fammi vedere. Tanto so, la quinta battaglia, me la finisco subito. Ah, ma è stoppato. Vabbè, no, ho stoppato. Stiamo ancora a registrare. Ok, allora. Pitfall. Ci arriveremo. Pitfall. È probabile che valga uguale a Miracolo. Perché ci sono cose che valgono uguale a contrattacco distante. Poi ne parliamo. Sì. Andiamo avanti, intanto. Passive. Oh, staffa irata. Sta iniziando a tirare le lagate. Oh, sono uscito. Per sbaglio. Ops. Allora. Pitfall. Dunque, a bastone irato, guardia vicina o come cacchio si chiama, datemi un secondo, perché per qualche ragione ho chiuso l'app, perché sono poco furbo, quelli che seguono il mio canale da un po' di tempo lo sapranno ormai, che sono poco furbo, arrivo subito, ecco. Qua mi sa che manca una passiva listata, no, è giusto, guardia vicina, ok, a 200 se l'unità la tiene, quindi per 1 per 0,5 fa 300. 300 se la passa, ovviamente, quindi 200. Se la passa, però, perché allora questo qua vale di più. Il Miracolo appunto. Standard è ecco, questo vale più di Miracolo, quindi. Se riuscite a passarla in giro per i punti, potete farlo. Guardia vicina. Allora, questa è molto più forte come passiva di guardia distante che aveva Lucina leggendaria. Onestamente, perché ai tier alti sono molto più comuni le unità fisiche. Le unità fisiche, specie i draghi e l'armatura. Ecco. Appunto. E i draghi, onestamente, contro i draghi è dove questa passiva brilla di più, perché tendono ad avere danno adattivo. Quindi ecco. Potete guadagnare difesa, cioè potete ridurre il danno a prescindere, essenzialmente. Esatto. Il che fa veramente, veramente comodo. Poi. Che dire? C'è spazio per lo slot A. Attacco più 3 sicuro, come ogni di standard proprio. Attacco più 3 è il budget. Ci sono altre alternative, potete fare vinco attacco velocità, oppure slancio attacco velocità. Ci sono ora le alternative per lo slot A per i curatori, quindi le cose che potete fare, diciamo. Attacco velocità sfrontate, se poi volete andarci pesante. Anche. Ecco. Infatti ho visto su Reddit gente che già metteva per budget metteva attacco difesa sfrontati e quelli che riuscivano mettevano attacco velocità sfrontati, infatti. Sì. Già. Ok. Una cosa che non faremo per questo video, è il caso di avvisare, è build possibili, nel senso che sono eroi brave. Sono già prebuildati praticamente, quasi perfetti. C'è veramente poco da aggiungere, quindi. Vero. Su quel lato non aggiungeremo niente di particolare. Allora, passiamo ad Efraim, appena ci arrivo. Hector, perché ci hanno proprio ordine a cazzo sull'app, giuro. Ok, ascia armatura. Sì, 174 di BST, 46 HP, 38 d'attacco, 27 di velocità, 37 di difesa e 26 di resistenza. Lo spread stavolta è simile a quello di Hector leggendario. Sì.
ha tranne un per il fatto che ha più HP. Se mi sbaglio. No, ha meno attacco e più velocità. Ecco. E le difese sono quasi uguali. Mm-hmm. Siamo circa là. Il ruolo è quello. Più o meno. Nel senso che gli serve comunque. Da quello che ho capito da come funziona Garmel, gli serve comunque tipo reazione lesta per fare cose nella. No. No? No. No. Garmel doppia. No, ho capito, Garmel sì, Garmel doppia. Allora aspetta. Ce l'ho io, Efraim. So. Anzi, ce l'hai pure tu, Efraim. Ce l'ho pure io, sì. Appunto. È che non l'ho ancora allenato, sto aspettando domani. No, scusa, no. Dopo domani. Allora, oggi è mercoledì. Vabbè, te la traduco io, traduco le sue abilità. Se vuoi. Allora, vabbè, comunque sicuramente che hai capito, è ispirato al padre Fado. Mm-hmm. Anche se direi che non abbiamo abbastanza di Ashe accorazzate. Avrei preferito un Ashe a cavallo ispirandosi a due Esselmade, ma fa niente. Sì, succede. Abbiamo un super boon in resistenza che fa abbastanza comodo. Se sì, riuscite a rannare sì, tipo contro attacco distante. E un super sì, pain in velocità, che è un po' Se riuscite a... Onestamente... proprio perché ha un super boon in resistenza, tanti cercheranno di prendere quello perché lo porta anche lui oltre il limite a 175, farà più punti in arena, eccetera, eccetera. Finché riuscite a evitare velocità, come Bane, dovreste quindi fare più punti. Quindi sì, generalmente per quelli a cui importa i punti, fate sicuramente meno HP più resistenza e altre alternative sì, non ovvio, ce ne sono. Altrimenti se vi importano di più le stat, fate più attacco o più difesa e sacrificate... Meno HP ovviamente. Sì. HP al limite velocità. Esatto. Poi. Allora, Garm. Tiene attacco più 3 di base, quindi arriviamo a 19 di might con Garm. Già. Se attiva un bonus d'abilità come sprone o incita o sta sotto effetto degli stivali o la marcia corazzati, Efraim doppia. Ecco. Efraim doppia. Doppia sempre praticamente. Esatto. Doppierà sempre. Finché è buffato, anche se viene il buffato al movimento, conta anche quello. Lui doppierà sempre a quanto pare. Anche in enemy phase, quindi. Confermi? Sì. Ok. Perché io non lo sapevo. Perché qui dice in italiano attacco doppio, ma per me mi significa solo in offensiva. Che cazzo ne so. Perché la B. Perché la B non è come fosse. Non è vendetta. Ha solamente un effetto speciale. Mista Guard è vendetta. Poi abbiamo Zanna di Drago, vabbè, sapete. Aura. Zanna. Aura. Zanna. Ah, Aura, cazzo. Aura. Ho dato io Zanna. Vabbè. Poi difesa vicina, direi è con okay, attacco ma... distante sì, a prescindere. È ok, ma se riuscite, cambiate con attacco distante, esatto. Esatto. E poi non sono una passiva che specialità. Se l'unità almeno il 50% di VS inizia dello scontro, anticipa l'attivazione dell'abilità speciale e ritarda quella del nemico a un di attacco. Quindi è vendetta mista guard. È qualcosa di non OP, proprio, ragazzi. Non proprio. Perché l'ho visto bene bene il video quando hanno rilasciato il trailer. E in realtà è praticamente steady breath. Più neutralizza. Sì. No, tu hai detto vendetta. Vendetta funziona in maniera leggermente diversa. Ah, giusto. Ah, per quello mi ricordo. Quello a basse cooldown solo quando attacca. Dopo che viene attaccato. Esatto. Qui praticamente state mescolando soffio deciso / scudo a neutralizza. Finché avete più di metà della vita. Onestamente è abbastanza forte. È abbastanza forte. E marcia troppo corazza. Forte, direi. E marcia corazza. Da parte mia ho preso Efraim giusto perché aveva marcia corazza. Non ho nessuno con marcia corazza, se ci credete, dopo un anno e mezzo che gioco. Mentre Elflux è un fag per Sacred Stones e quindi ha pigliato. Quindi Efraim non potevo non standard, prendere Efraim. Esatto. Quindi niente, per quel che riguarda l'assist mettete Ivot. Scusate, ho un pochino di Vabbè, okay, se allora, sarà sempre in coso, allora un doppio perno buff, sì, perno, inversione, spostamento se anche se runnate tipo un Armor Emblem completo con due marce corazza. Le opzioni ci sono, vedete con cosa vi trovate voi. Lo special, cambiate. Ha un buon Ignis. Attacco, ma fate Ignis, onestamente. Ecco, appunto. Fate Ignis, ha talmente tanta difesa che è un peccato non approfittarne. Ecco, infatti. Cacchio, fate etere se riuscite. Ha praticamente steady breath. Quindi potete tranquillamente fare etere. Ovviamente non però, si può staccare. Però si può Ignis, staccare. Finché Sefraim è in grado di doppiare, Ignis proca sempre.
Se rannate Hector leggendario assieme a Brave Ephraim, Etere sarà a carica 4 e quindi procherà Etere al primo combattimento. Quindi dipende dal fatto che abbiate un modo per ridurre il cooldown di Ephraim oppure no. Se non ce l'avete, Innis. Se ce l'avete, Etere, sicuramente. Ecco. Oppure mettete QP come sigillo per farvi workare con Etere. Anche, tanto Ephraim ha marcia corazza, quindi se rannate Armor Emblem non avete bisogno di rannare stivali. Avete esatto. Lo spazio per QP, mettere Etere, proca Etere, non lo buttate giù neanche pregando. Okay. A meno che non gli schierate un bel wall rosso. Sì. Che ci sono più wall, purtroppo sono tante spade, quindi purtroppo. A counterare da nemico è facile, però da... Se ce l'hai, sfondi tutti. Le spade sono tante e quella che è appena uscita spacca il mondo. Ora ne allora, appunto. Ne parliamo subito. Ah, Celica Brave. L'arte è quella di Gaiden. C'è Fe che ha detto che viene da Echoes. No, questa è l'arte di Gaiden. Gaiden. È leggermente diversa. No, l'artwork si è ispirata alla Celica di Gaiden. E il disegnatore è quello che fa l'artwork di Fire Emblem 15. Esatto. Il disegnatore è di Echoes, ma l'art è di Gaiden. Diciamo, per così dire. Se è chiaro, diciamo. Allora, spada fanteria. 163 come di solito. Ovviamente. Non ne avevamo abbastanza. 163 di BST, lo stesso di Aira. 38 HP, 33 d'attacco, 39 di velocità, è alto. 29 di difesa, che non è niente male, 24 di resistenza. Magari, 30. Magari, sì. Allora, questo è lo spread. È uno spread che è già stato utilizzato 2-3 volte. Prima da Athena, poi da Mia, poi da Leaf. Siamo più o meno lì come distribuzione. Velocità altissima. Difesa comunque leggermente sopra il normale. Quindi il ball che c'è, specie per via della alta di velocità, che significa meno doppi ricevuti, diciamo. Poi Super Bane, ce ne abbiamo uno in HP e uno in difesa. Sì. Super Boon sì, non ce n'è. Ma in questo caso, per fortuna, non importa se pigliate un Super Bane. Quindi direi sì. Che l'unica cazzima che ho beccato, che ho preso quella anch'io Celica, ma più speed e meno difesa, proprio per dire che palle portarla al 40, perché io la fodderò sicuro. Che a me intanto non interessa, io più attacco meno velocità, come se fosse una novità sul mio account. Ovviamente voi, se riuscite, puntate a più attacco o più velocità, meno HP o resistenza, come Jule. Ho visto il video tipo un'oretta fa. Se pigliata Celica, più velocità, meno resistenza, ovviamente. Sempre lei, Cazzo. Pitfall. Da una parte ha detto su Discord che effettivamente la prima scarica di sfere non aveva trovato nulla di nulla. Però, cavolo. Infatti, quello del video è la seconda, da quello che ho capito. La seconda scarica di sfere che ha buttato per i Brave. E niente, è uscita una buona Celica. Ricordiamoci che domani arriverà... Ricordiamoci che domani avrà un'altra scarica di sfere, perché arriveranno i premi di quel giochino. Quel giochino sul poi, del quiz. Il giorno dopo ancora arrivano le confidenze. Le confidenze. Sì. Ma vabbè, 2 orbs al giorno. Beh, quelle sono tante piume comunque. Tante piume. Quello sicuro. Anche per quelle piume soprattutto. La cosa divertente di Serica è che, se non altro, fa tanti punti. Ora ne parliamo. Allora, spada regale, velocità più 3, quindi di base a 42. Se l'unità si trova entro due spazi da un alleato, anticipa l'attivazione dell'abilità speciale a ogni attacco dell'unità. Quindi se ha gente vicina, circa, ha praticamente lame grevi nell'arma. È ok, ma è un po' scomodo da usare, specie con assalto impetuoso con cui comincia. Perché appunto richiede che ci sia qualcuno vicino a lei e sta sempre attaccata attorno. Spesso e volentieri è una cosa che non succede in arena per l'intelligenza artificiale, diciamo. Perché se la baitate per prima, si piglierà tutti i rally di sto mondo, ok, fantastico, ma attaccherà da sola e verrà avanti da sola, non avrà nessuno
vicino, molto probabilmente. A meno che non ci sono robe strane con, che ne so, quella passiva là di Inoka che mi viene in mente che può warpare vicino alle unità di fanteria. Adesso non mi sfugge il nome. Se non avete una roba del genere in un team tattica, diciamo che, allora, è molto molto improbabile, per intenderci, per riassumere. Poi diciamo, assalto impetuoso, ok. Allora, e poi colpo una mortale, una cancrata nuova. Colpo mortale 4, punteggio lo stesso di contrattacco distante. Questo significa molte cose. Almeno credo sia lo stesso di contrattacco distante. Non è, non è che è 3.50 contro attacco di... Aspetta, questo posso controllarlo, ho Aira apposta. No, ah, tol. Arrivo. No, se mi sbaglio 450... No, mi sa di no. 300. No, allora, contro attacco distante o lontano. È lontano in italiano, ragazzi. Su Aira è 450, quindi normalmente 300. È lo stesso, uguale, di contro attacco distante. Questo cosa significa? Immaginate Armor Emblem in tier 20-21. Zelgius, Grima, quella gente là, Ardyn. Avete capito, no? Hanno DC nell'arma. Per punti, molta gente cosa fa? Metteva contrattacco distante, fino adesso. Adesso non ho più ragione di farlo, perché tanto vale dare colpo mortale 4, che fa la che ha lo stesso punteggio e non è ridondante. Ma fa l'arma. Cose migliori. E fa molto male. E fa molto male su armature offensive. Per quelli questo però è più un messaggio per quelli che sono veramente, veramente in alto. Tipo i primi 1000 di rango. Le Wales. Le Wales delle. Ma le Wales di Wales. Wales alla seconda. Ecco. Perché tutti gli altri si accontentano. Del tier 21. Del tier 21. Non si è sentito. Ho tirato una lagata. Ripeti. Vabbè, ho sentito. Allora, vabbè. Perché le whale normali le whale normali si accontentano con roba tipo soffio deciso, no? Perché sapete Zegius. diciamo che le whale alla seconda non Zegius hanno soprattutto più... con il buff di meno uno. Le whale alla seconda non hanno più buff meno uno di cooldown di coso. Già. Non hanno più ragione di runnare contro attacco distante nello slot A. Perché hanno Deathblow. Sono uscito di nuovo dalla pagina. Datemi un secondo. Doppio leone. Madonna. Allora, se avete tutta la vita all'inizio del combattimento e state attaccando, fate due attacchi consecutivi. Quattro. Beh, sì. Praticamente fate un attacco brave. E prende uno di danno dopo lo scontro. Quindi sì, è lo stesso effetto della Falchion di Alma. Bello schippo. Bel ripoff. Vi lascio immaginare. Allora, il mio team. Ho Beruka con tattica attacco, no? È un team tattica. Intendo mettere Celica nella prossima stagione quando diventerà bonus. Tattica attacco. Sì. Su Celica più attacco. In un team che ha Ike leggendario. Con colpo mortale 4. Faccio tantissimo male. Meno tantissimo. Infatti probabilmente anche se è detrimente per i punti, probabilmente levo tipo assalto impetuoso e metto arco selenico per facilitare le uccisioni. Può darsi che lo faccia una cosa. Forse Lucore forse. Ma qual è arco lucore anche si può fare. Se riuscite a montare un attacco enorme potete farlo lucore, perché farà talmente male che anche le unità blu che tankano tantissimo ne prendono tante, in teoria. Ecco. Tattica cioè, stiamo avendo a che fare con unità che tirano anche. Arriveremo sempre 60 d'attacco. Quindi sì, Lucore. Già. Oltretutto. Tattica attacco per evitare. Tattica attacco. Come se non bastasse. Anche se non è caso di cercarla per tattica attacco, perché appunto esiste le Gold. Abbiamo le Gold. Quindi. Guarda caso, le Gold mi sa che lo dovrò passare all'Arshel per la. Per il team full tactic per l'arena. Appena alla fine lo rifare. Io non ho mai voglia tipo di grindare medaglie per potenziare i sigilli. Anche se dovrei. Quindi ho un sacco di. Sì, ho un sacco di sigilli a livello 2 ancora. Quindi potrei fare ancora qualche punto in arena, ma non lo faccio. È solo di recente che ho superato i 700,
E mi sono occupato di fare merge, di potenziare sigilli. Solo e anche io mi sto preoccupando di rimergere adesso. Proprio solo sono ora. Tentato di fare dopo l'ascia, un anno e mezzo, ma le priorità scina. Dopo un anno e mezzo a farmi anche, capire quanto, a me, dopo quanta, un anno e mezzo. A farmi capire quanta merda faccio come giocatore. Allora. come assist, ovviamente, spostamento. Dategli. Non ci si gira attorno. Se riuscite, spostamento. È quello che farò io. Special. Regolatevi. Assalto impetuoso è un po' così, perché non proca se non proca il primo turno, tanto vale non usarlo, secondo me. Ed è molto improbabile che proca. Perché? Questo perché? Perché quando parte doppio leone, per intenderci, se l'avversario non muore, cioè se l'avversario non muore, se l'avversario muore, Gale Force rimane a 1 di carica e non proca. Se non muore, c'è il rischio che Celica parta, perché tanti blu runnano reazione lesta o vendetta nel caso della natura. Quindi è improbabile che sopravviva, diciamo, anche se ha bulk decente. Quindi se riuscite cambiate ad etere, che è un attimo più consistente e aiuta, qualora riusciate a procare l'effetto lame grevi della spada regale, per intenderci. Sì. Altrimenti, come dicevo io un attimo fa, semplicemente mettete per vostra comodità, o magari per contenuti PvE, fate Lucore o Arco Selenico, che se va tutto bene potete procarlo anche due volte in un round. Molto poca gente sopravvive, diciamo. Non ho altro da dire su Celica. Quindi passiamo all'ultimo. Passiamo all'ultimo. Hector, appena ci arrivo. Hector, eccoci qua. Non ha una lancia, ragazzi. Ha una lancia? Non ha un'ascia. Non ha un'ascia. Non ha l'armaz. Non ha armaz. Strano. Ci sono un sacco di meme su Reddit su Hector che per una volta non ha armaz. Voi non avete idea. Allora, armatura lancia. 174 di BST. 48 da HP, 37 d'attacco, 22 di velocità, 39 di difesa, 28 di resistenza. Allora, c'è un sacco di gente, anche tanti youtuber che conosco, di gente che conosco nel mio cerchio, diciamo, sicuramente Ventus, che ha Gwendolyn, no? Una Gwendolyn buildata con tutta la roba carina che può avere un'armatura, tanti merge. Sì. Il problema è che adesso è uscito Hector, che praticamente è Wendy, ma meglio, come spread. Quelli che faranno le whale e cercheranno di prendere sto Hector più 10, si ritroveranno in mano una Wendy più efficace, più forte, perché picchia molto più duro e tanca meglio, onestamente. Perché lo spread siamo circa lì, no? Sicuro. Però, il creep di Wendy. Già. Però, per via della differenza di BST, ha un attacco molto più alto Hector, e quindi si ritrova ad avere nel complesso una stat line migliore in generale. Per quel che riguarda i super Bane, resistenza, quindi se riuscite mollate la velocità, che tanto non la usa. Super Boon, esatto, in sicuro. Difesa, ancora una volta difesa, minchia. Stavolta ma sai perché? Perché ha approcciato il 39-40 il valore, quindi gli hanno dato il super buono in difesa. Stavo dicendo, ancora una volta siamo in una situazione dove 174 di BST significa che un singolo super buono farà in modo che Hector faccia più punti. Le whale, ecco, sicuramente punteranno su più difesa, meno velocità, che è praticamente la cosa migliore per Hector. Quelli a cui non frega niente possono sacrificare anche la resistenza o gli HP e migliorare l'attacco o la difesa. Sicuro. Ma quello è un discorso. È un altro discorso, diciamo. Allora, scendiamo. Alle armi e alle passive. Allora, Maltet. Intanto accelera. Scusate. Cooldown meno 1. Accelera il cooldown. Poi.
Ha una cosa simile a Vendetta. Non a Vendetta, esattamente, perché... è Quick Riposte 4. Praticamente. È Quick Riposte... Beh, 5. 4. 5. 5. Sì, perché... No, stessa cosa non ce l'aveva Roy. Il 3 al 70. Sì. Sì, il Roy. 3 al 70. No? E ecco. Quindi 4 sarà 60 e 5 è 50. È praticamente reazione lesta 5. Non è Vendetta perché non accelera... Non accelera il cooldown quando attacca in enemy phase Hector. Essenzialmente. Detto questo, abbiamo Ignis come special che cala a 3 di cooldown. No, perché praticamente a Bolt Fighter, ragazzi, dategli Bolt Fighter. Ecco. Dato che Bolt Fighter, mettete Ether il prima possibile. È tutto quello che riesco a dire. Eh sì, vero. Potete farla come armatura offensiva, che è in grado... Diamine! Potete mettere anche Gale Force. Potete fare... quello sì. Potete fare una build alla F offensiva come ce l'ho io. Gale Force, che ha 4 di cooldown. Bolt Fighter, via! Facile! Oltretutto lui è in grado di difendersi meglio di quanto sarà mai F in grado di fare. Perché... beh, vabbè, nel mio caso io sono costretto a runnare stivali perché non ho un armor emblem, come dicevamo. Ma ecco. Per quelli che hanno tipo marcia corazza, potete tranquillamente tipo mettere nel sigillo, dato che avete spazio, reazione lesta. No, neanche, perché non serve. Che sto dicendo? Allora, sono fuori, scusate. Reazione lesta ce l'ha già nell'arma. Ce l'ha già. Ci sono completamente con la testa. Chiedo scusa. Allora, andiamo avanti, che è meglio. Risposta ositiana. Così si chiama in italiano. Ok. È praticamente il power creep ufficiale di contrattacco distante. Contrattacca da qualunque distanza. E ha praticamente. Posa ferrea nell'arma. Posa ferrea. Sì, posa ferrea incorporato in questa passiva. Una cosa che non ho capito qua dell'icona è questa cosa qui, sto ciuffo viola, non so che cacchio è. Ditemi nei commenti che cacchio viola. È perché non ho... Forse un riferimento sempre a Uther. Forse un riferimento al fratello Uther. Boh, non lo so, perché si riferisce a Uther comunque, no? Questo Hector. Fatemi un attimo rivedere l'art, perché adesso non sono sicuro. Sì, perché forse è una parte del... Forse del manto. Deve essere una parte del mantello. Ok, allora... Diciamo poi audacia e poi ha... Sì, stavo scendendo giusto, ok. Audacia. Resistenza pari. Che fa comodo, perché ha una resistenza decente e se la può autobuffare. Che dire, oltretutto questo buff fa comodo a tante armature, Grima, Zeljus, come dicevamo prima, che hanno resistenza un po' così. Non c'è nulla da cambiare onestamente su sto Hector, tranne forse la special e aggiungere le vostre assist classiche da armatura. A parte quello, veramente non c'è altro da cambiare su Hector, come c'era da aspettarsi dal numero 1 in popolarità, naturalmente. Ecco. Sono praticamente pronti, anche Selica è praticamente pronta, non c'è molto poco da cambiare. Ecco. Selica e Hector erano i numeri 1. Sono più pronti di quanto lo siano Veronica ed Ephraim. Oggettivamente, diciamo, perché hanno sì un set quasi completo, ma ci sono cose che possono e vanno cambiate, come dicevamo prima. Nel caso di Veronica, c'è la manca. Ha la A vuota, mentre Ephraim per la A ha un'opzione migliore, diciamo. Mentre Selica è una special migliore. Sì, mentre Selica e Hector sono praticamente pronti. Selica si può cambiare colpo mortale con contrattacco distante, che i punti sono quelli. Infatti ho visto gente che l'ha fatto su Reddit. Ah no. Ma voglio dire, è offensiva. Voglio dire, sì, è un'unità offensiva da player phase. Contrattacco distante non mi sembra incredibilmente necessario per lei. Fa comodo magari? Sì. Può far comodo, ma non è necessariamente obbligatorio. Mentre Hector praticamente è pronto. Ecco. Non dovete cambiare quasi niente. Non ha bisogno di nulla, sinceramente.
tranne etere. Quella è l'unica cosa. Etere o salto impetuoso. 35 minuti per 4 unità. Come è andata a finire che abbiamo parlato per così tanto? Cacchio. Ok. Non saprei. Come è successo? Come è successo? Vabbè. Che questo è un banner importante. Immagino, sì. Ok. Per quel che riguarda quale eroe tra questi quattro doveste prendere gratis, allora Hector, direi. Hector è molto forte. Molto forte. Selica ed Ephraim hanno il loro brand di forza, ma non sono assolutamente necessari per quello che fanno, diciamo, perché ci sono altre unità che fanno circa la stessa cosa. E poi c'è Veronica. Sì. Sarò onesto con voi, ragazzi. Allora, se parlassimo di set e stat assieme, vi direi Hector. Ma Veronica, da quello poco che ho visto su Reddit, sembra essere abbastanza popolare. Probabilmente perché è tecnicamente un'unità nuova da utilizzabile, immagino. E allora c'è un po' di persone che la prendono. La questione con questi quattro Brave, è che a differenza dei quattro precedenti, non c'è un vincitore assoluto. Quindi, come dire, ecco. Nel precedente... In che senso? Aspetta. Adesso lo spiego. Per il precedente Choose Your Legends, avevamo Brave Lynn e Brave Ike, che erano praticamente meglio degli altri due, in virtù del fatto che avevano questa passiva... unica, che li rendevano abbastanza ridicoli. Infatti, in particolare, Brave Lynn l'hanno scelta praticamente il 70% dei giocatori. Non sto neanche scherzando, il 70% ha preso Brave Lynn come free. Qui, diciamo che lo spazio di potenza tra queste quattro unità non è altrettanto vasto. Sono tutte buone, tutte hanno un loro ruolo, tutte fanno quello che devono fare bene, e quindi non è altrettanto facile dire è il caso che pigliate questa unità. Quindi obiettivamente tutto dipende, secondo me, dalle vostre necessità. Esatto. Obiettivamente mi viene da dire V Hector. Se volete se non siete Enflux, allora prendete Hector. Ecco. Sicuro. Se puntate all'art, prendete Veronica. Se non vi interessano queste cose, aspettate. Sì, aspettate, mi viene da dire. Pullate su sto banner, perché onestamente se non pullate su sto banner siete proprio deficienti, ve lo dico. Pullate su sto banner, vedete cosa vi esce, e quello che non vi esce prendetelo come free. Questo è il miglior consiglio che posso darvi. Esatto. Non c'è altro da dire. 38 minuti. Ecco. Ah, 38 minuti. Ok, allora. Questa era l'analisi del banner Ecco gli impavidi. Nome di merda. Su Fire Emblem Heroes. Vabbè, siamo abituati. Sì, siamo abituati. Traduttori italiani. Voilà. Ma guarda, eroi di c'è no. Sacred Twin Lord, no. Cioè, il. Come si può tradurre? Il sacro gemello di René. Sacro gemello di René. Cazzo, ne so. Vabbè. Sì, dettagli. Proprio. Vabbè. Quindi, questa era un'analisi per i nuovi eroi di Fire Emblem Heroes. Io sono Shadow Yoshi, con me c'era Enflux. Se il video vi è piaciuto, se volete dire di più, lasciate un commento. Ci sta ancora, non c'era. Ci sta, oh, calmo. Se il video vi è piaciuto, anche se era a lungo eterno, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Nei commenti ditemi cosa vi aspettate dalla prossima GHB, che avrà come eroe Jamke da Genealogy. Mm-hmm. E inoltre... Se volete, lasciate anche nei commenti cosa vi aspettate che arriverà nel banner rispettivo di Genealogy, che sarà sicuramente di prima generazione, perché dai, è Junk. Ditemelo nei commenti. Detto questo, non c'è altro da dire, quindi 39 minuti prima che arriviamo al 40esimo. Non ho altro da dire, quindi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Speriamo di esservi stati utili. Buon game, buone pulse, bella.